Rimaniamo sempre nell'ambito musicale perché rimaniamo nel mondo dei cori, però da oggi parte per tutta la settimana un nuovo coro. Sì, andiamo a Rocca di Cambio, il paese più alto dell'Appennino abruzzese, siamo a circa 1300 metri, il comune che là attorno ovviamente durante il periodo estivo accoglie tantissimi turisti perché la location è meravigliosa, e all'interno di questa location, di questo comune, c'è un coro storico, e noi abbiamo ovviamente, oltre che ascoltare i coristi e i personaggi che si trovano all'interno della loro squadra, abbiamo anche ascoltato il primo cittadino che ci ha ospitati in questa meravigliosa sala e ci ha fatto anche un po' una sorta di cappello su quello che è la descrizione del suo territorio, del territorio che amministra Federico da 15 anni, da 3 mandati. Tu sai meglio di me che lì i mandati sono illimitati, quindi diversi da quelli dei comuni. Perché per questo dipende dal numero degli abitanti, dagli abitanti, un piccolissimo, esatto, comune. Così. E quindi il sindaco che sicuramente si ripresenterà per la quarta volta a cercare di migliorare ancora di più questo bellissimo territorio. Ma noi parliamo di cori perché ci siamo davvero divertiti anche lì, sempre grazie a Paolo Bernabei. E allora l'hai già presentato, quindi andiamo tutti quanti insieme a Rocca di Cambio. Amiche ed amici di Rete 8, bentornati all'appuntamento con le corali abruzzesi e non solo. Grazie a Paolo Bernabei che quest'oggi, a differenza delle settimane scorse, ci ha fatto fare diversi chilometri, ma siamo arrivati... Zero è finito, ormai, zero è finito, ormai ci allontaniamo sempre. Questa settimana stiamo nel paese più alto di tutti gli Appennini. Da come si sente la temperatura già si avverte... 1434, se non erro, sì, o giù di lì. Insomma. Giù di lì. Comunque il paese più alto è, ci sono gli impianti di Campo Felice, come sentirai... Siamo a Rocca di Mezzo, siamo a Rocca di Cambio, scusatemi. Ti voglio dire anche una chicca, questo è diciamo il primo coro dove io ho cominciato a suonare. Parla miseria. Dove ho cominciato a suonare tanti
anni fa. Quindi il peccato originale. Il peccato originale è stato... e mi ritrovo sempre in mezzo ai cori. In mezzo ai cori, ma chi rincontro qui? Quello che abbiamo incontrato a Rocca di Mezzo. Grande fisarmonicista. Il grande fisarmonicista Alfredo, non mi fare domande chi è più bravo, perché già lo sai che è più bravo lui. Già l'abbiamo detto. Che poi è un guascone, però poi quando si mette sullo strumento, professionista, fa il suo. Unico. Ti posso dire che io qui tanti anni fa ero più ragazzo, ho trovato una famiglia, veramente una famiglia di gente speciale, di più. Ma adesso infatti, li andremo a conoscere, infatti sono contento di questa serata, perché poi avremo modo anche di parlare fuori dalle telecamere per conoscerli meglio. Te li presento un po' più da vicino. Ecco, e ho visto che è arrivato anche il sindaco, tra l'altro, che adesso andremo a conoscere, a scambiare con lui qualche chiacchiera. Prima di entrare in sala e ad ascoltarli, grazie alla collaborazione tecnica di Mario Giacchetti e Maurizio Miglione, senza di loro questo programma non avrebbe l'opportunità di esistere, perché insieme a noi fanno tanti chilometri e non solo. Seguiteci, siamo a Rocca di Cambio per la corale omonima. Allora, eccoci entrati in sala qui a Rocca di Cambio, ospitalità massima, perché il primo cittadino Gennaro Di Stefano ci accoglie e ci abbraccia per questo percorso sindaco culturale, sociale, insomma di tutto rispetto, di altissimo livello direi. Sì, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile fare sul territorio, quindi tutte le attività culturali che riescono ad aggregare i cittadini e tutte le attività sportive e anche turistiche che si possono fare sul territorio. Un territorio che ovviamente offre tantissimo, però nei comuni dell'entroterra c'è sempre bisogno
di creare una socialità particolare, soprattutto nei momenti della stagione in cui diciamo così, il paese non ha questa ricchissima presenza di turisti, no? Quindi ovviamente la cittadinanza deve adeguarsi al problema, se lo vogliamo chiamare così. Certo, certo, ci sono dei periodi dell'anno in cui le attività si fermano un po', perché questo è un paese vocato turisticamente. Abbiamo la fortuna di avere la stazione di sci di Campo Felice sul nostro territorio, pertanto su questa stazione il periodo invernale, il periodo estivo c'è una grossa affluenza turistica. Nei periodi morti cerchiamo di muovere, di dare vita al paese con queste attività. Lei non canta, sindaco? No. Non ci ha mai provato? No, ho provato qualche volta ad andare a Sanremo, ma non mi hanno voluto. Lo stavo per dire, farà cantare o canterà lei durante i consigli comunali, quando tra maggioranza e opposizione, insomma, no? Vengono fuori delle note bellissime. Adesso è sceso anche un po' quello, perché più o meno cerchiamo di andare d'accordo, perché se si vuole riuscire a far qualcosa per il territorio, no? Non bisogna più fare guerre, bisogna questa è una bella musica. E andare d'accordo e cercare di fare le cose concrete per il paese. E come ci si riesce? È difficile ancora. Ci vuole l'intelligenza del sindaco o l'intelligenza dell'opposizione? Ma credo che ci voglia l'intelligenza un po' di tutti. Tutti quanti messi insieme penso che riusciamo a poi amalgamare bene il paese per fare il bene del paese. Più complicata prima di salutarla e prima evidentemente non so di ascoltarla se vuole fare qualche altra prova, ma a livello amministrativo quanta forza avete a disposizione per supportare un'associazione come quella della Corale di Rocca di Cambio, oppure bisogna barcamenarsi nelle difficoltà di fondi che per la cultura purtroppo vanno quasi quasi sparendo? Ma le risorse, come hai detto giustamente tu, le risorse sono veramente poche. Cerchiamo queste poche risorse di distribuirle bene durante l'arco dell'anno. È chiaro che una parte va al coro, perché rappresenta Rocca di Cambio, sono loro che poi portano in alto la voce del paese e pertanto ci impegniamo per tenerli su e per sostenerli. Un appello da fare ai giovani, perché in tanti soffrono, no, di questa mancanza di ricambio generazionale con un'età abbastanza avanzata da parte dei vari coristi. Cosa si potrebbe fare? Cosa potrebbe fare un sindaco? Ma il sindaco secondo me qualcosa può fare, però ci vuole anche la buona volontà dei giovani, perché i giovani devono soltanto copiare quello che hanno fatto un po'. Non i genitori. Copiando loro, con l'amore, la passione che hanno avuto loro per il paese, forse anche loro potrebbero restare sul posto, affezionarsi e amare quello che la tradizione, il posto gli ha offerto. E questo credo che possa essere il segnale più,
più importante. Allora, noi desideravamo ascoltare, cantare il sindaco, ma ci ha detto che è stato bocciato da Sanremo e sicuramente sarà bocciato anche qui alla Corale di Rocca di Cambio, perché il livello qui si alza, sindaco, certo, quindi, però certo, l'importante certo, è non essere bocciati in sala consigliare, benissimo, diciamo così, per continuare il percorso. Grazie mille, sindaco. Grazie per l'accoglienza, e sicuramente ci rivedremo nei prossimi giorni, chissà, per venire a visitare durante le festività un ambiente, insomma, che regala palcoscenici davvero invidiabili. Grazie al sindaco Gennaro Di Stefano, buone feste a lei, e ovviamente rimanete con noi perché tra poco ascolteremo dall'inizio i pezzi della Corale Rocca di Cambio dopo la sigla iniziale composta e montata dal nostro Mario Giachetta. A dopo.